Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per sabato 9 luglio 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. L'alta pressione delle Azzorre, accompagnata da tempo stabile e gradevole, tende a spostarsi su tutta l'Europa centro-occidentale e parte del Mediterraneo sotto la spinta di una depressione oceanica in sede islandese. Di conseguenza la saccatura fresca polare, in discesa sul bordo orientale dell'Alta delle Azzorre, si sposta sull'Europa orientale e di settori balcanico-ellenici, ivi portando fresco e condizioni nettamente instabili. Previsioni meteo in area italiana per sabato 9 luglio 2022. Nord. Cieli poco nuvolosi con qualche nube più compatta a ridosso dei versanti esteri alpini e localmente sulle zone di nord-est. Centro. Stabile e soleggiato su tutte le zone con al più qualche innocua nube di passaggio, in particolar modo lungo il versante adriatico. Sud e isole. Generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche residuo addensamento nella prima parte della giornata sulle estreme regioni meridionali peninsulari. Temperature massime nel complesso stazionarie su tutte le zone. Minime in diminuzione specie nelle zone interne appenniniche. Valori ovunque nella media con condizioni gradevoli ed assenza di afa. Ventilazione dai quadranti settentrionali da debole al nord fino a forte al centro-sud e sulla Sicilia, in attenuazione dalla sera. Mari da mossi a molto mossi con moto ondoso in attenuazione ad iniziare da nord. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. La parte più orientale dell'alta pressione delle Azzorre interessa la nostra penisola garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature calde ma gradevoli e senza il fastidio dell'afa. Infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti orientali porteranno alla formazione di nubi pomeridiane sui rilievi e localmente nelle zone interne alle quali si associeranno isolati rovesci o brevi temporali, specie lunedì. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.